stato l'Ascoli in vantaggio con una rete fulminea di Petagna che raccoglie il cross a pelo d'erba dalla sinistra di Cacia e infila con un perfetto raso terra il portiere del Livorno Ricci. Ascoli in vantaggio al secondo minuto del primo tempo. Ne va Iancto dalla bandierina alla sinistra, cross in mezzo sul primo palo, gira Cacia, gol! Cacia, gol di testa! Sì, è lui l'autore del raddoppio della rete dell'Ascoli al sesto minuto. Cacia porta a due le reti bianconere. L'Ascoli in attacco per Petagna da parte di Cacia, quindi l'apertura a destra per il cross, il gol di Nara, cross e il gol di Gigi Giorgi, 3-1 dell'Ascoli al 37esimo. Il cross di Nava ha pescato Giorgi libero all'altezza del secondo palo, che con il piatto destro ha appoggiato la palla in rete.